Siamo col professor Maurizio Menzi, al quale chiediamo il punto sul contrasto al fenomeno della pirateria audiovisiva nel nostro paese. Allora, il contrasto è soprattutto fatto di regole e di prassi. Le regole allo Stato così debbono ancora essere aggiornate, quantomeno esistono degli ottimi esempi, e al riguardo appunto quello dell'autorità per le comunicazioni, il regolamento del dicembre 2013 rappresenta senza dubbio la punta avanzata di un sistema che sta dando buona prova di sé, costruito in modo equilibrato. E dall'altro lato, sempre in tema di regole, non possiamo non rilevare il ritardo con cui l'Unione Europea interviene per aggiornare da un lato la direttiva enforcement, che risale al 2004, ma in generale complessivamente tutto il sistema delle regole per dare tutela al diritto d'autore. E da questo punto di vista non può non segnalarsi anche la necessità anche di ripensare, di integrare il quadro normativo europeo anche toccando argomenti che così non sono stati sufficientemente sviscerati: la responsabilità degli intermediari. Quindi ai sensi della normativa vigente, un parziale esonero di responsabilità deriva dagli hosting provider, che svolgono un ruolo passivo, ma evidentemente non tutti gli hosting provider svolgono un ruolo passivo, quindi un allargamento, una maggiore indicazione dei soggetti, degli intermediari, di chi fa cosa, con la indicazione delle esatte responsabilità in capo a questi soggetti, importante. Così come sarà importante anche intervenire sul notice and takedown, nel senso di declinarlo probabilmente in un notice and stay down, nel senso di dare tutela al diritto d'autore nel momento in cui è necessario un intervento immediato, rapido, incisivo. Mi riferisco per esempio agli eventi sportivi, a quegli eventi in diretta che comportano necessariamente un intervento efficace e puntuale. Da questo punto di vista, ecco, se il quadro normativo, dicevamo, è un quadro ancora oggi purtroppo non completo, che attende ancora una risposta dell'Unione Europea che tarda ad arrivare, e dall'altro lato noi rileviamo l'efficacia e la puntualità di interventi come quelli dell'Autorità per le Comunicazioni, che ha saputo trarre spunto da esperienze negative straniere, caso clamoroso è quello della Francia, dall'altro lato, ecco, risultano ancora di più quelle esperienze positive a livello internazionale, quali quelle degli Stati Uniti, che hanno costruito il proprio successo, quindi un'azione di repressione della pirateria, di contrasto alla pirateria, soppesando con attenzione l'utilizzo dello strumento normativo accanto a quello autoregolamentare. Quindi senza dubbio gli Stati Uniti costituiscono per noi una best practice, e il caso di scuola evidentemente per noi è l'azione di contrasto alla pirateria nel settore del gioco online. E ecco perché appunto possiamo effettivamente trarre spunto, fare tesoro degli errori di alcuni paesi e trarre spunto dalle best practice di altri, fra cui appunto gli Stati Uniti. Molte grazie professore, buon lavoro. Grazie a lei.